Oggi 12 dicembre 2020 di quest'anno particolare, alle nostre spalle siamo qui per riverire la devozione a Santa Lucia, una delle più belle Santa Lucia in una delle più belle cappelle, più belle nel Bartolomeo De Cioffo, che nativo di questi luoghi lavorava alla corte del re a Napoli. Avendo possibilità e disponibilità, volle per la sua famiglia questa cappella in stile gotico. Portò da Napoli i migliori artisti di quel momento di scuola giottesca, perché adesso che ci avviciniamo, se ce ne danno il permesso di poterci leggermente avvicinare alla nostra santa, vi renderete conto della bontà, della bellezza e soprattutto della unicità di questa meravigliosa cappella tardo medievale, quasi andiamo e collaborare con lui, vederlo sulla impalcatura, noi piccolini gli porgevamo i caffè e lui insieme ai restauratori della sovrintendenza hanno tirato fuori prima questa parte qua e poi successivamente negli anni seguenti, nell'arco di 10 anni, è stata scialbata e ripulita tutto l'intero della cappella, che è un programma iconografico di grande preziosità, molto molto particolare. Massaquano è qua perché è la porta del Faito adesso, ma Massaquano è qua perché era anche la porta più vicina per l'accesso al Ducato di Amalfi. Siamo nel pieno Medioevo, in cui gli Amalfitani e il Golfo di Napoli aveva minore importanza rispetto a quello di Salerno. Tanto è vero, a comprovare di quanto che stiamo dicendo, un signore di Massaquano sposa una Rufolo a Scala di Ravello sotto la cripta di San Lorenzo. Troviamo lo stesso programma iconografico, avvicinati, facciamo vedere il catafalco della Madonna, l'animella della Madonna tra le braccia del Cristo che sta volando in cielo e questo personaggio che San Michele gli taglia le braccia, che è l'ebreo Iafonia. È un racconto tratto dai Vangeli apocrifi. Siamo nel 1338, quando ne è stata iniziata, e gli atti parlano di questa, prima della donazione, dell'acquisizione del terreno e poi la costruzione della cappella e poi susseguentemente il programma di affreschi eccezionali che vedete. E quindi ancora non avevamo quello che è stato una pietra miliare lungo il percorso cattolico, che è costituito dal Concilio di Trento 1530-1565. E quindi vediamo la nostra Santa Lucia che regge una luce, mentre invece più tardi troveremo una iconografia in cui la Santa Lucia tra le mani ha il vasetto con i due occhi, protettrice degli occhi e della luce, come la vediamo all'esterno. Intanto l'ambiente è meraviglioso, è straordinario per i contenuti, per le tecniche di, lo vedete, questa parte bassa, la zoccolatura. A destra abbiamo Santa Lucia e a sinistra Santa Caterina di Alessandria, di cui se ne vince e se ne legge la ruta. Molto probabilmente erano i due nomi familiari ai De Cioffo. Considerate che le famiglie Cioffi qui a Massaquano, a Moiano, le troviamo ancora radicate nel territorio e sono ancora piene ed attive. La cappellina, grazie ad una serie di persone, è ben tenuta e ben custodita. Come vedete, non si accendono candele perché sono quelle che potrebbero produrre
della fulgine. C'è il racconto dell'iconografia della passione di Cristo. E vabbè, è leggibile. Vedete che cosa ci fa parlare di gioco? Vedi? Queste teste, queste grandezze, queste figure a grandezza naturale e soprattutto questo angelo che si precipita verso il Cristo per la raccolta delle sue lacrime, per la raccolta del sangue, che entra nella scena come se fosse una bomba. Impressionante ed emozionante è anche il San Pietro, meraviglioso, che mettendosi una mano sulla fronte, maravigliato e strabiliato dal Cristo che gli lava i piedi, e proprio gli chiede, l'espressione è quella di chiedergli perché a me. Mentre invece da quest'altro lato abbiamo il racconto di Santa Lucia, che era la figliola di Sant'Agata, anch'esso peccato della dispersione, ma intanto già quello che è rimasto, non possiamo parlare di Acerti, gli affreschi giotteschi a Napoli, questa città dal suo grande vissuto, si sono sovrapposti, hanno avuto delle vicissitudini, bombardamenti. I lacerti di affresco giotteschi a Napoli sono veramente ridotti a grandi, grandi lacerti. Qua lo possiamo vedere, lo possiamo studiare da vicino, la bontà delle mani, la bellezza dei visi. E poi nella parte accanto abbiamo, nella sagrestia, abbiamo il racconto del restauro. Buonasera. L'operazione di restauro. La tecnica di esecuzione per la rimozione di questo scialbo che copriva e nascondeva il tutto. Quindi abbiamo un'idea precisa tra luogo sacro e piccola musealizzazione. Chi viene qua si rende conto, accompagnato dai signori che sono sempre presenti, si alternano al turno intorno a questo piccolo grande scrigno importantissimo per tutta la storia dell'arte medievale qui in Penisola Sorrentina, una pietra miliare importante. Un ultimo sguardo alla nostra Santa Lucia con questo vasetto di luce, la luce importante. Il mondo cristiano che trova la luce, ma non solo il mondo cristiano, considerate che oggi si è accesa la prima luce, la prima luce nella festa della Nucca nell'anno ebraico, un conteggio fatto di 5380 anni, quindi la cultura ebraica anch'essa oggi accende la sua prima luce nella festa della Nucca, quel candelabro a sette braccia, questo incrocio, intreccio, confluisce e converge verso religioni monoteistiche. Le vesti che indossa, lo sguardo stesso, le mani, la perfezione delle mani, no? Sapete che nella storia dell'arte la struttura, il saper disegnare le mani nelle sue differenziazioni già è arte, è maestria, ma intanto tutto il programma ci accende. E questa scena in cui l'ebreo Iafonia tende a scuotere il sarcofago della Madonna, la Madonna non è morta, la Madonna è trapassata in cielo, e questo racconto che qua vediamo affrescato lì sotto la cripta di San Lorenzo a Scala lo troviamo a basso rilievo, per la tomba di Rufolo Coppola. Tutto l'anno, infatti di questi tempi i fedeli portano l'olio. L'olio per la lampada che rimane acceso tutto l'anno. Questa mandina accesa perché è uno stoppino che viene di fuori. Uno stoppino di una pianta che si trova nel vicolo di qua. Normalmente negli altri anni noi siamo venuti a riverire la nostra Santa Lucia. Mi permetto di aggiungere un piccolo ricordo personale. Il Don Peppino, parroco di Massa Lubrense, Don Peppino Esposito per così tanti anni,
puntualmente nel giorno di Santa Lucia partiva da Massalubrenze e veniva a dir messa qua in questa chiesa. La sua tappa era il bar a Sant'Agnello, dove lo aspettavo, diciamo così, e mi affiancavo a lui in questa oretta per la messa. Lui veniva a dir messa qui perché la sua madre si chiamava Lucia, e io al primo approccio gli dissi: io mi chiamo Lucio e quindi andiamo insieme a Massaquano. Intanto oggi, giorno prima, la vigilia di Santa Lucia, il giorno di Santa Lucia, abbiamo visto delle noccioline che adesso sono confezionate e impacchettate, ma vengono lanciate dal campanile perché le noccioline vogliono simboleggiare nella locuzione popolare gli occhi di Santa Lucia. Non solo, ma la cornea, non solo, ma nel cortiletto qui accanto, nel cortiletto qui accanto, le gentili signore ospitavano tutti coloro i quali, e tutto il paese si produceva in questa produzione di zeppole frittelle condite col miele, messe tra le mani di chi arrivava in segno di ospitalità e di accoglienza tra i visitatori e coloro i quali rendevano omaggio a Santa Lucia. In cambio di una piccola offerta c'erano le signore che friggevano le zeppole. Questo anno lo saltiamo, ci salutiamo qui, passiamo dalla chiesa madre, dalla parrocchia, per seguire la funzione. Tra poco sarà acceso il ceppone, ma piccolo e raccolto commisuratamente ai protocolli e alle direttive di quest'anno. Chiudi.